Buongiorno Salvatore Carnevolla, grande amico mio. Salvo, Buongiorno. come stai? Buongiorno a te, grande Silvio. Buona domenica e buona domenica a tutti i siracusani. Come stai, Silvio? Ti trovo bene, dai. Ascolta, però diciamo a tutti quelli che ci vedono, perché Facebook si vede in tutta Europa, Salvatore Carnevolla ha un bellissimo negozio di articoli sportivi, oppure o no? Attrezzature ginniche, quindi tutto quello che riguarda l'home fitness, quindi cerchiamo di accontentare sia i clienti come home fitness che anche le palestre e i centri di fitness. Quindi da 20 anni abbiamo sposato questa attività e cerchiamo di portarla con passione e con tanto sacrificio avanti, Silvio. E dove si trova Siracusa e in che via? Noi siamo in via Bengasi, come tutti sanno, e via Bengasi che è una parallela di via Malta, quindi è la strada che porta al centro storico e quindi siamo lì da quasi 20 anni. Ci sono novità per quanto riguarda la tua apertura, tu e anche i tuoi colleghi? Allora, ti spiego, Silvio, come ben sai, il governo nelle ultime settimane ci sono stati tanti decreti e quindi noi siamo ancora chiusi, nel senso siamo bloccati, quindi non possiamo aprire l'attività, però non ti devo nascondere, Silvio, che io da un mese a questa parte sono a disposizione di tutti i miei clienti e di tutte quelle persone che mi stanno chiamando per avere delle informazioni sulle promozioni, sugli articoli, perché come ben sai, Silvio, il fatto di stare a casa, che comunque dobbiamo anche rispettare delle regole, perché è giusto che dobbiamo rispettare delle regole, perché stiamo purtroppo un po' tutti vivendo un problema con questo nemico invisibile, che sono sicuro che ce ne usciremo al più presto fuori da questa situazione, parecchi si stanno organizzando col fatto che le palestre sono chiuse per farsi l'angolino a casa, quindi chi compra la ciclette, chi compra il tapirulan, però dobbiamo avere la pazienza perché ti lascio immaginare le richieste che abbiamo avuto nell'ultimo periodo perché siamo sommersi di richieste, ma col fatto che le ditte, le aziende sono state chiuse, adesso hanno riaperto il 14 col nuovo decreto del governo, quindi il tempo di organizzare i magazzini e finalmente possiamo accontentare tutti i nostri clienti e tutte le richieste che abbiamo avuto in questo periodo per consegnare le varie attrezzature a casa, Silvio. Ah, sei tu stesso che riporti nelle abitazioni? Sì, allora funziona così, funziona che nel senso il cliente mi contatta. Io ovviamente a casa ho dei cataloghi oppure si collega direttamente nella mia pagina di Facebook del profilo dove entra nella mia galleria dove ci sono le foto oppure come vedi io lavoro a casa con dei cataloghi dove il cliente ovviamente gli faccio vedere i vari articoli che mi va a cercare, quindi tramite WhatsApp le spiego le caratteristiche tecniche, spiego le varie promozioni che ci sono e in automatico da casa stesso, comodamente da casa. Io sono al loro servizio per sia spiegare l'articolo, sia per quanto riguarda la fase finale, che è quella di andare a portare l'attrezzo tramite OGLS o tramite Bartolini, gli arriva l'attrezzo direttamente a casa. Mettiti più indietro, Salvo, che mettiti, così, bravissimo. Ascolta, Salvo, ti voglio dire, dato che tu sei anche un esperto di queste attrezzature sportive, perché tu, diciamo, hai anche abbigliamento sportivo, vero? Certo, io a parte l'attrezzo ginnico e gli accessori, diciamo, per tutto lo sport, noi abbiamo anche una parte che riguarda l'abbigliamento. Quindi noi abbiamo anche l'abbigliamento, abbiamo l'abbigliamento tecnico per lo sport da combattimento che può essere Leone, che può essere Everlast, abbiamo Adidas. Quindi abbiamo anche una parte del negozio dedicata all'abbigliamento sportivo. Una volta che montiamo la puntata, posso mettere il tuo numero in sovraimpressione? Assolutamente sì, perché Silvio, io sono onorato di questo perché tu mi conosci bene, Silvio. Noi, a parte la stima che ho nei tuoi confronti, lo sai, siamo amici, e tu lo sai che sono una persona che mi dedico a 360 gradi al cliente. Non ti devo nascondere che anche se domenica stamattina ho avuto anche altre chiamate, perché la gente in qualche modo
sta cercando di tenersi anche impegnata a casa, non solo nel cucinare, perché vedo tante famiglie ovviamente impegnate a fare tante pietanze a casa, però ovviamente è importante anche l'attività sportiva, perché quando parliamo di movimento che può essere anche fatto semplicemente a casa, parliamo di salute, perché ricordiamoci che il movimento cardiovascolare, il movimento aerobico aiuta anche psicologicamente ad andare avanti in un certo modo. Senti, Salvo, ascolta, se uno non ha a casa nessun attrezzo sportivo e come tu ci hai detto, si sta premurando per acquistarlo presso la tua attività, che cosa può fare come allenamento a casa? Che cosa tu che sei anche un esperto? Ma il Cioè, movimento, ecco. allora, il movimento a casa, Silvio, come ben sai, chiunque ha fatto negli anni un po' di sport, ovviamente non sarò io a dire quelle piccole cose basilari, che può essere un semplice tappetino da ginnastica dove si possono fare anche. Io ho visto tanti video interessanti di amici miei che vengono anche al negozio, che sono anche personal trainer, che ammiro tanto, ovviamente non faccio nomi, dove con due semplici bottiglie di acqua. Ti faccio un esempio, magari il cliente non ha dei manubri per farsi un po' di esercizi, anche con due bottiglie di acqua, con un semplice tappetino da ginnastica per gli addominali, riesce a fare tanti esercizi. Puoi fare degli esercizi delle braccia, bicipiti, alzate laterali per i deltoidi, puoi fare addominali. Tutto quello che riguarda movimento a corpo libero si può fare in un piccolo angolo anche senza attrezzature ginniche, Silvio. Quindi non pensiamo solo a mettere in visione tutte queste belle pizze, pasta al forno, ma principalmente tu ci stai raccomandando di mettersi in forma, sì, mangiare se vogliono fare mangiate, però dopo Io fare delle attività, degli sono esercizi. il primo che non ti devo nascondere che da quando adesso ha un mese che sono a casa, mi sto godendo la mia bellissima famiglia, i bambini, ed è anche piacevole stare in famiglia nel cercare di fare anche qualcosa di carino nella cucina. Però, venendo al tuo discorso, alla tua domanda, ti posso garantire che sono tante le richieste, tante chiamate, perché tante persone. Ovviamente c'è stata la chiusura delle palestre, quindi ti lascio immaginare tutte quelle persone che andavano in palestra, non avendo più la possibilità di andarci, stanno cercando a casa di prendersi, come dicevo prima, qualche articolo da me per fare un po' di movimento e per tenersi impegnati anche per quanto riguarda l'attività sportiva, che è una cosa fondamentale, il movimento, perché parliamo di salute, Silvio. E questo è bene, vuol dire che la gente proprio si vuole bene dentro l'animo e dentro il proprio fisico. Salvo, Esatto. io direi a questo punto che ti ringrazio per questa bella chiacchierata che abbiamo fatta. Adesso ci salutiamo, ti auguro una buona domenica e sperando a presto di venire presso la tua attività ad acquistare queste bellissime attrezzature sportive. Che tu, ma anche gli abbigliamento, perché è bello indossare una bella maglietta o una tuta presso la tua attività. Ringrazio te, sono onorato della tua chiamata perché mi fa sempre piacere, lo sai la stima che ho e spero di poterti riabbracciare al più presto, che è la cosa fondamentale, perché vedi cos'è la cosa che in questo periodo ci accorgiamo, io e poi ti lascio libero e chiudiamo la chiamata. In questo periodo forse stiamo riflettendo tutti, perché quello che manca veramente a noi sono le cose che magari prima non ci facevamo caso, che può essere la stretta di mano, il caffè preso con l'amico al bar, e l'abbraccio, e questa è una cosa che veramente che io spero che al più presto noi tutti possiamo di nuovo riprenderci la nostra vita, che è quella che conta di più. Ci mancano tanti i cornetti che abbiamo mangiato presso il Barcaruso in via Marta. Eh sì. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Buona domenica a tutti, ciao, grazie.